Beh ragazzi, rieccoci su Zeus Vert, riprendiamo la nostra avventura, andiamo a uccidere Aurel, quindi completiamo la missione Clear the Way, ci proveremo, non è semplice, a mio modo dovrebbe avere un Dragunov come arma, un SVD, qualcosa del genere, comunque un'arma che può far male, quindi bisogna stare troppo molto attenti, non è semplice quanto Lazar a livello di boss. C'è un cacciatore, non è un problema. Una benda militare, ma non penso abbia nulla di che, è un cacciatore di livello basso. Ci prendiamo le sue munizioni, quello poco ma sicuro. Flashback, porca, no, quello è il tizio forte. Però ha una buona armatura, quello poco ma sicuro. Dovrebbe essere chi penso sia io. No! Come si chiama quel tizio? Non mi ricordo più. Devo cercare di farlo fuori. Non ci posso i cinghiali a ostacolare la mia impresa. Orca! No! Ok. Io e i cinghiali abbiamo un bruttissimo rapporto. A distanza forse non riesce. Madonna. Si è mosso come un velociraptor. Devo vedere i danni all'armatura. Adesso ho preso un po' di danni, quello sì. Dove cavolo è sto tizio? Eccolo. Madonna che aggressivo che è. È proprio aggressivo. Oh, è bastardo, eh. L'ho fatto? Non so se l'ho fatto. Penso di sì. Arman, mi pare si chiami. Che fight. Porco Giuda. Qualche medikit ce lo recuperiamo. Almeno quello, anche le bende. Ha un bel po' di roba. Un BK. Che cavolo è questo? Non credo sia una specie di Val. Qualcosa simile al Val. Ce lo portiamo a casa. Un'arma che non si trova spesso. Ha completato una quest, a quanto pare, degli scienziati. Ma va benissimo così. Molto, molto bene. Cioè, non è proprio il massimo andare a combattere adesso con questa corazza così scarsa. Infatti, idea di resettare, ragazzi, e andiamo a combattere il boss con tutto il equipaggiamento pronto all'uso. Non tutti. Io qua andrei di colpi. Oddio, dipende. In realtà i proiettili perforanti non so se saranno utili. Questi banditi non hanno corazze molto forti. Dovrei lottare alla fine, però vediamo un attimo questo al volo cos'ha. Ci prendiamo comunque i medicinali per sicurezza. Ok, liberiamo l'aria, poi pensiamo al da farsi. In molti sono già morti. 3-4 almeno, quindi dovremmo avere qualche rottura di scatole in meno. Per quei colpi perforanti, penetranti, che abbiamo sprecato, potevano tornare utili sicuramente. Quello è il boss. No, quello non è il boss, però è una doppietta, bisogna stare attenti. Prendiamo i medicinali. Potremmo tornare tutti utili, sempre che ce ne siano. Oh, sì. Perfetto, molto bene, ottimi. Questo è lui. Quello è il boss, credo. Sì, è lui. Ti riconosco, amico mio. Ti riconosco e voglio che tu venga fuori. Ma come ho ricaricato? Pazzesco. Si sta avvicinando. Preso. Per fortuna mi ha caricato. Ci ha fatto un piacere lui in realtà. Ci ha fatto un piacere. Aurel. È lui. Dai, è andata meglio del previsto. Tanti erano già morti, ribadisco, però recuperiamo anche qualche medicinale almeno. Healing Steam. Lui c'è il bel SVD. Lo sacrifichiamo qui per l'SVD. Questa K direi di sì. Qualcos'altro dobbiamo droppare. Questa sicuramente. Proiettili ci portiamo a casa. Doppietta distrutto, era ancora in vita effettivamente. Me ne ho completamente dimenticato questo ceffo. Come vedete la zona è molto grande, però è piena di ostacoli. Non è così semplice muoversi qua. Ogni angolo può celare un nemico. Penso che abbiamo ucciso e lootato qualsiasi cosa. Andrei verso sud, al punto di estrazione. Bene bene, buona la prima. Aurel fatto fuori al primo colpo, non male. Allora, andiamo dentro un po' di quest. Possiamo... No, sono ancora attive. Qui ce n'è un'altra. Sopravvivere tre volte nella foresta per un po' di munizioni. Questo si potrà fare. Però andiamo allo stash, metto via la roba. Vendiamo ciò che bisogna vendere. New arrivals, nuova quest. In poche parole bisogna distruggere le infestazioni e piazzare il GPS. Questa è una gran rottura dei maroni come missione.
Infestazioni da fare due però. Zona industriale, quindi questo dovrebbe aprirci la nuova area, un'ennesima nuova area. La chiave al laboratorio, c'è anche la missione del laboratorio. Bisogna trovare la chiave di entrata, la tessera per entrare, rovinata. Penso ce ne sia una da un tizio, mi pare che lui ce ne parla, qualcosa del genere. Sì, esatto, c'è un tizio nella zona industriale, quindi dovremmo andare comunque nella nuova area per fare tutto questo. Ovviamente makeshift camp, da makeshift camp alla nuova area ci si va in pochissimo tempo. Continuo ad aprire quel menu, anche se non dovrei aprire quel menu. Saluti conductor. A sto punto, prima di andare via andiamo a dormire e poi ci troviamo nella nuova zona. Ok, ci siamo, abbiamo l'armatura, la corazza giusta, la veste giusta per questo tipo di area, perché a memoria era molto radioattiva, credo. Non so se però abbiamo l'equipaggiamento giusto effettivamente per distruggere tutte quelle aree lì. Probabilmente sì, abbiamo le munizioni abbastanza, sì, sono tanti ghoul, il cecchino ce l'abbiamo, quindi dobbiamo riuscire a far fuori tutto quello che c'è da far fuori. Quindi dobbiamo andare qua giù e poi in teoria nella zona nord dobbiamo trovare il suo contatto. La tessera del laboratorio. Sì, nella zona nord-ovest tra i vagoni abbandonati. Perfetto. Sento già spari. Potremmo incontrare anche nuove fazioni. Quello ha un bellissimo fucile. Io voglio assolutamente. Ma salvato dalla ricarica. Corazza che può vendere bene. Se fosse in buone condizioni potrebbe vendere bene. Hai un bel git. Questa è una delle mie armi preferite in assoluto nella vita. Baby, sappiamo cosa utilizzare. Devo dire però mi diverto molto con l'SMG. Considerato anche il fatto che ho la combo SMG uccidere da cecchino, è forse la cosa migliore. Lo sopra c'è qualcuno, ma chi è? Militare, ok. No, va bene. Qui sono tante zone da lootare per varie cose. Io ho bisogno ancora di qualche lampadina. Qui c'è fra cacciatori e morsi qua dentro, non so cosa stia succedendo. Sì, sì, cacciatori decisamente col FAMAS. Bastardo. Preso. Adesso cosa qui nei bagni, sento ancora dei passi qua vicino. Non abbiamo proprio l'armatura da scontri ravvicinati, perché questa protegge fino a un certo punto. Non è un'armatura troppo solida, però ha fatto il suo dovere fino adesso. Una classe 2, bassina la classe 2. Anche ci sono ancora tizi corazzati qui dentro. Poi è un FAMAS, giusto, ho visto bene. Questo è migliore innanzitutto di qualità rispetto all'altra. Di durabilità, anzi. È questo che mi serve. Hai un FANAZ, se farebbe il FAMAS. Uccide assalto francese. È un topo, porca miseria, pensavo fosse chissà cosa. Il FAMAS probabilmente lo venderemo perché non è in piaccia. Oddio, è il suo perché, non so, vedremo. Magari possiamo metterlo da parte. Proseguiamo. Devo stare attenti a sti cosi. Eccoli là. Eccolo là, più altro. Molto fragili ma velocissimi. I blink. Sento dei passi. Un altro blink. Per fortuna avevo controllato. Ma si muovono parecchio a quanto pare. Una K, munizioni PS, ce le portiamo a casa. Granata, munizioni generiche, va benissimo. Proseguiamo. Qui c'è già un'infestazione che non è parte però della missione. Questo qua dove è uscito esattamente? Non mi piaccia tanto quella... Questa è un'infestazione di Blink? Se è così non è mica buono, eh. No, sono ghoul comunque. Perché non cammino? Porco Giuda, via sta roba, subito. Non ho camminato per adesso perché è scesa la fame. Ho rischiato la vita, praticamente. Ci sono dei soldati che potremmo sfruttare per distruggere questo. Manca solo l'arma che è gemma. Oh, fatelo, fatelo! Ho fatto una bruttissima fine, altro che... Flash drive mi serve, munizioni, unload, perfetto. Il modo migliore per far separare fuori le infestazioni è proprio usare un fucile da cecchino. Deve anche buttarci in mezzo una granata, ma... Colpi HP in realtà sarebbe la perfezione. Sarebbero la perfezione. Questa chiaramente, come ho detto, non è la parte della quest. Dobbiamo distruggere tre di queste praticamente per completare quella quest. E ognuna spona 10.000 ghoul. Guarda, la nuova Nemesi, altro che cinghiali. Ok, bende buone, che servono sempre. Concentriamoci sulla missione, basta esplorare e lootare perché sennò non ne usciamo più.
Sono anche un attimo a portare a termine il compito. Qui c'è già un cacciatore morto. Una bella cappa, ma niente di serio. Quindi fuori. Si è rincantato. Non sento più sparare di qua, quindi vuol dire che ha fatto una brutta fine il tizio. Probabile. Infestation qui davanti. Ma dove esattamente? Eccola lì. Posto schifoso. Però col bison si fa facile, guarda. Anche così non è male. Una bella mitragliatrice e via. Forse è anche meglio così. Consumi tante munizioni, però te la fai subito. Spari a manette ghoul e poi subito sull'infestazione. Quanti ce ne sono? Da vicino avrei potuto risparmiare qualche colpo, perché ovviamente più veniamo distanti e meno danno rechiamo. Guardate la scala di loot assurda. Dove cavolo è? Questa qua meno un po' più distante, quindi abbiamo tempo anche di muoverci. Un cacciatore con una pistola carina. Qualcuno l'ha già attivata. Yay, l'idiota. Qualche cacciatore. Infatti c'è un cacciatore morto a terra. E i ghoul che si nascondono tra i container non mi piacciono. Ecco appunto. Appunto. Basta poco per morire qua, ragazzi. Ottimo. Liberiamo l'area. Voglio vedere se questo cacciatore ha qualcosa di utile. Una mina. Quella ce la portiamo a casa. Le sto collezionando, ma prima o poi le porteremo con noi per utilizzarle in qualche modo. BS98 lo vorrei. Lasciamo magari un po' di scrap armor. Ok, andiamo avanti con la missione. Procediamo col prossimo step, che sarebbe quello di andare a trovare questa chiave rovinata del laboratorio. Dovrebbe essere a nord-ovest, in quest'area più o meno. Dovrebbero esserci dei blink. Sto per dire... Però controlliamo, perché potrebbero aver cambiato le cose, ma a quanto pare non l'hanno cambiate le cose. Ho paura di un'imboscata qui dietro l'angolo. Ce n'era solo uno, ma... Meglio usare le granate piuttosto che tenerci lì a guardare il soffitto e morire con le granate ancora dentro la nostra tasca. Ecco qui la chiave del laboratorio. Non c'è altro da lootare qui. L'extraction point è qui a fianco. Via, 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 via. Beh ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo episodio. Abbiamo fatto tanto. Nel prossimo riprenderemo dalla nuova quest. Poi vedremo quale sarà. Probabilmente sfare il laboratorio, ma non è una cosa che si può fare con troppa felicità, a mio parere. Quindi magari ce la prendiamo con molta calma. Comunque, staremo a vedere. Nel frattempo spero vi siate divertiti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!